Cari amici modellisti, buongiorno. La locomotiva che presentiamo oggi è una vera antichità. Infatti, l'abbiamo comperata nel 1970, quindi ha la bellezza di 53 anni. È una locomotiva BR17 1137. Secondo il sistema tedesco è una S101. E la scatola, come potete vedere, è ancora quella. Vediamo un po' se si vede. Eccolo qua. La scatola è ancora di quelle marcate Rocco International. E con il contenitore interno in plessiglass, in polistirolo, eccolo qua, in polistirolo, senza aggiuntivi, senza istruzioni, e all'epoca costava abbastanza. Comunque, l'avevamo comperata usata. Poi negli anni, circa 6-7 anni fa, col passaggio del plastico da analogico a digitale, abbiamo de deciso di digitalizzarla. Quindi l'abbiamo affidata a un nostro amico piemontese, un bravo modellista, installatore tecnico, eccetera, il quale l'ha smontata completamente, l'ha revisionata e l'ha digitalizzata, asportando tutto l'impianto elettrico che è contenuto nel tender, in quanto la locomotiva vera e propria è folle, e ha messo un decoder Zimo. Decoder normale, dato che non avevamo intenzione di sonorizzarla, per cui il decoder comanda le luci e comanda la locomotiva. Come abbiamo detto, una locomotiva bella, con le ruote molto grandi, possiamo vederla, cioè una locomotiva usata per i treni passeggeri veloci, con un carrello bissella a due assi e con un tender a quattro assi. La locomotiva ha due grandi deflettori parafumo anteriormente e basta, è tutto qua. L'interno della cabina è ben riprodotto e strano per i modelli di quel periodo. Comunque la locomotiva si presenta molto bene. Adesso andiamo a vedere l'impianto di illuminazione. Vedete? Due fari anteriori con luce gialla calda, ricordiamo che non sono LED ma sono con le vecchie lampadine, quindi acceso, spento, acceso, spento. Ok, passiamo alla parte posteriore. Posteriormente abbiamo il grande cilindro di aria compressa e quindi i fanali. I fanali, allora, anche si parlava dei respingenti, questi respingenti della Rocco, strano a dirsi per quel tempo, erano di metallo. Comunque le luci sono accese, spente, accese, spente. Anche qui con una lampadina, in quanto i LED non abbiamo potuto metterli perché l'impianto era troppo complesso da modificare. Dentro nel tender non c'era spazio per passare. Vediamo il funzionamento del bielismo. Partiamo a bassa velocità. La macchina comincia a muoversi. Cartazione a corrente discreta, velocità minima discreta, bielismi come vedete discreti, considerando che nel 1970 la tecnica non era ancora abbastanza evoluta.
Comunque la locomotiva con una minima corrente si muove bene. Adesso andiamo a vederla. Ingrandiamo e la facciamo vedere in generale. Ecco, allora partiamo. Recentemente questa locomotiva è stata anche riproposta, sonorizzata dalla Rocco e chiaramente a un prezzo elevato. Siamo intorno ai 400 e passa euro. Proviamo a agganciare un convoglio e vederlo in funzione.